La politica deve decidere di farle le opere. Io prima sono stata al cantiere sbloccato della strada di Grotta Minarda, lì si vede chiaramente, no? La politica a un certo punto ha detto basta, si fa, anche se c'erano mille problemi da superare oggettivamente. Qui uguale, quest'alta velocità, quest'alta capacità che collegherà Napoli a Bari è figlia di una decisione politica, non soltanto di uno stanziamento di risorse o di una dichiarazione. Bisogna volerle le opere, bisogna volerle ed essere consapevoli che servono e sapere a chi servono. Servono alle persone perché migliorano la qualità della vita delle persone e servono alle imprese perché le rendono più competitive. Mai come qui in Campania, questo è evidente, c'è stato un cambio di passo dell'economia campana negli ultimi anni, deve essere ancora più accentuato. Io credo che ci siano le condizioni economiche, finanziarie e anche di rapporto con il governo che io oggi qui rappresento per continuare in questo cambio di passo che tanto bene sta facendo anche a questa regione. Beh, veramente una giornata importante, abbiamo recuperato un'opera che sarebbe stata destinata alla morte nei prossimi decenni. E sapete la storia, sapete che a dicembre dello scorso anno sono scomparsi tutti quanti, finito il commissariamento non si sapeva neanche con chi parlare. Abbiamo deciso di caricarci la croce come Regione Campania, di subentrare come stazione appaltante. Abbiamo pagato gli stati d'avanzamento che non erano stati pagati da un anno e mezzo, abbiamo salvato le aziende, abbiamo dato una prospettiva di lavoro a centinaia di lavoratori. Un'opera strategica ovviamente, sapete che è essenziale per il collegamento Tirreno-Adriatico e quindi è un'opera che va assolutamente completata ed è parte di un'attenzione della regione alle aree interne, all'Irpinia, che è essenziale se vogliamo creare uno sviluppo multicentrico nella regione, non solo l'area metropolitana ma anche le aree interne, e portare l'alta velocità e completare grandi arterie della viabilità significa creare le precondizioni per uno sviluppo davvero importante delle aree interne. Questo è determinante, le infrastrutture sono un progetto paese, questo territorio ne è lo specchio di un mezzogiorno che deve reagire e che attraverso le infrastrutture collega territori e include persone, una bella idea di società.